Bravi i nostri colleghi della redazione, sempre pronti, sintetici, sempre sul pezzo, perché le notizie, come le diamo noi, veramente sono in pochi. Allora, Radio CRT, Ugo Floro, già in postazione, pronto per una nuova puntata di Floro in tanti minuti. Rimanete qui, eh! CRT suona la vita. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Nothing at all. Amici cari, bentrovati, Floro in tanti minuti, bentrovati in questa nostra striscia quotidiana che apre la programmazione parlata, musicata no, perché quella va sempre avanti di Radio CRT e dà un po' la stura a tutti quanti i nostri programmi che poi vi terranno compagnia con colleghi di grandissimo livello e anche prestigio fino alle luci dell'alba. Radio CRT è un fiume in piena e la cosa bella è che ci produciamo, ci autoproduciamo, non andiamo a destra e a manca a comprare prodotti. La bellezza della radio che si autoproduce è un patrimonio che noi portiamo avanti grazie a voi che ci sostenete. Ci sostenete perché molto spesso quel like dato a Radio CRT sulla pagina Facebook o il cuoricino su Instagram fa tanto bene al cuore. Abbiamo un cagnolino in diretta telefonica, ma non è lui che dobbiamo intervistare oggi, perché c'è una signora tanto bella e garbata, una nostra amica, Gabriella Malgeri. Gabriella, buongiorno. Ciao Ugo, buongiorno a tutti. Noi abbiamo un collegamento telefonico con Milano o con la provincia? Di dove sei, Gabriella? Allora, in provincia di Milano, Garbagnate Milanese. Ah, di Garbagnate, bene, bene. Sì. E tu sei una professionista, ma sei anche una madre e direi, ecco, sì, così introduciamo proprio il tema di questa mattina, una delle tantissime madri che è costretta ad affrontare il bullismo, questa demenza generalizzata, direi, tra tanti ragazzi che subiscono altrettanti, insomma, fanciulli e non solo. Tu hai un problema a casa, lo hai avuto in maniera molto, molto forte, adesso le cose si stanno bene o male mettendo bene con tua figlia Atena, con la quale parleremo. Quindi una storia di bullismo
iniziata quando e come? Ecco, tu quando hai cominciato ad avere i sentori di questi effetti nefasti sul bullismo? Io sono, diciamo, tra virgolette fortunata, perché Francesca me ne ha sempre parlato fin dall'inizio. Però non la prendevo, la cosa non la prendevo molto seria finché non ho visto invece cadere in una profonda depressione Francesca Pena. Francesca è tua figlia? Francesca Pena è mia figlia, sì. Sì, ha 16 anni e questa storia va avanti da 6 anni. Quindi Francesca era molto piccola, aveva finito l'elementare con l'inizio della prima media. E niente, era presa costantemente in giro, tra l'altro per un problema di salute che ha Francesca, e questo che poi mi ha fatto veramente soffrire anche a me di conseguenza. E niente, Francesca me ne ha sempre parlato, però non mi rendevo conto dello stato d'animo reale di Francesca finché ho dovuto proprio agire e prendere altre iniziative, quindi facendolo aiutare poi da una psicologa, perché Francesca era caduta in una tremenda depressione. E questa è una cosa veramente molto, molto brutta, anche perché casi del genere sono davvero diffusissimi, ci sono campagne, sì, ci sono dati allarmanti. E potremmo dire che nonostante la pandemia, nonostante le chiusure, il bullismo non è andato in vacanza, non è andato in lockdown, perché gli atti di bullismo si verificano non solo nel vivere, diciamo, la quotidianità della classe, della scuola, anche al di là, insomma, di quelli che sono i perimetri scolastici. E il bullismo poi si manifesta in tantissimi modi. Adesso i ragazzi hanno i loro profili Facebook, Instagram, hanno la loro messaggistica, e quindi queste terribili, perché poi diventa veramente terribile sopportarle dal punto di vista psicologico, usanze brutali si ripetono e si moltiplicano anche sotto lockdown. Cioè il fatto di non vedere il bullo o la bulla non significa che questa non si manifesti anche attraverso WhatsApp, per esempio. Ma di questo continuiamo a parlare con Gabriella Malgeri, una delle tante mamme, ripeto, una delle tante mamme che purtroppo sta fronteggiando atti di bullismo che subisce sua figlia. E abbiamo in diretta dalla Lombardia, dalla provincia di Milano, Gabriella Malgeri, madre di una ragazza, Francesca, reduce da atti, atteggiamenti, comportamenti deprecabili, purtroppo diffusissimi nella nostra società, atti di bullismo. Ci stavi spiegando, cara Gabriella, l'inizio, insomma, no? Di queste continue angherie, potremmo chiamarle, che tua figlia Francesca ha iniziato a subire. Da parte di chi? C'era un bullo, una bulla, o erano un branco? No, è iniziato con un bullo. Questo ragazzino, tra l'altro, che vive nel nostro stesso paese, proprio a Garbagnate Milanese. E niente, dopodiché si sono affiancati parecchi ragazzi, parecchi bulli con lui. E come dicevi tu, volevo appunto precisare che prima in presenza e poi purtroppo con tutti i mezzi possibili e immaginabili, in anonimo, sui social, l'attacco dove Francesca è caduta in crisi, perché finché sei di persona, Francesca magari poteva anche reagire senza garbatamente, poverina, perché... Però dal momento in cui l'hanno iniziata ad attaccare, ma in modo veramente serio, in anonimo, ecco lì Francia. Sì, perché poi questi attacchi bestiali si concentravano anche su una sofferenza di salute fisica, sì, di Francesca, esatto. E questo rende ancora più deprecabile il tutto. Una madre, esatto, quando capisce che è quella la malattia, o meglio la vera malattia che sta subendo in quel momento da parte e ad opera dei bulli, cioè il bullismo, e che non abbia mai in un certo senso sperimentato questo sulla pelle della propria famiglia, e che cosa fa? Ecco, che cosa è successo dal momento in cui tu hai maturato la consapevolezza che fosse oggetto di continui attacchi di bulli tua figlia? Come hai reagito? Hai chiamato la scuola, le professoresse? Hai chiamato i genitori di costoro? Sì, sì, esatto. Io, sapendo chi era, ho chiamato prima i genitori. E i genitori dispiaciuti, quindi a volte si dice ok, chissà, i genitori non lo curano, invece no, questi genitori hanno cercato in tutti i modi di aiutare anche noi.
finché, guarda, Ugo, siamo passati a denunciare, dalle denunce litigavamo ancora di più, e quindi era una continua lotta, denuncia, e questi attaccavano sempre più gravemente. Trovo davvero assurdo che dei genitori, no? Che vengano a sapere della possibilità che il proprio figlio possa essere denunciato per atti di bullismo e non facciano nulla, perdonami, per dargli qualche calcio in culo e bloccarne queste condotte. Cioè, è incredibile. Cioè, tu, nonostante abbia prima avvertito chi di dovere, che avresti potuto procedere con delle denunce, insomma, i figli hanno continuato a fare i loro porci comodi, sì, bulli, ecco. Sì, praticamente, nonostante le denunce, anzi, abbiamo creato più danno inizialmente, perché questi si stimolavano ancora di più e quindi continuavano, anzi esageratamente, perché l'ultima volta, che risale a circa 3 settimane, un mesetto fa, l'hanno addirittura cerchiata cercando di mettergli le mani addosso. Allora lì basta, abbiamo preso provvedimenti più seri, non so se te ne ho parlato, mio marito lavora nelle forze dell'ordine. Sì. E niente, quindi a quel punto mio marito ha detto basta, adesso passiamo alle maniere proprio forti, ti porto dentro e vediamo cosa succede, ti faccio provare un attimo cosa vuol dire la sofferenza vera e propria. Tra poco, tra poco capiremo che cosa è successo da allora e magari ascolteremo anche la voce di Francesca, sempre con il tuo consenso, con la tua autorizzazione. Rimanete con noi, amici di Radio CRT, tra un pezzo e l'altro. Oggi stiamo raccontando una bruttissima storia di bullismo, lo stiamo facendo con la mamma di una ragazza, Francesca, che è stata vittima di atti di bullismo incredibili. Se ci avete seguito finora, avrete ascoltato dalla viva voce di Gabriella, la mamma, appunto, che è in linea con noi, in collegamento dalla provincia di Milano, da Garbagnate. Una storia davvero molto triste, insomma, fatta di una progressione di atti, di atteggiamenti, di comportamenti che sono sfociati alla fine, nonostante le avvertenze, nonostante la mamma di Francesca, che è la vittima, avesse contattato le autorità scolastiche, i genitori di questi ragazzacci, e nonostante tutto questo c'è stata un'escalation tale che si è arrivati ad un punto in cui la propria figliuola ha quasi subito un'aggressione fisica ad opera di un branco di bulli, non del bullo, del compare del bullo. E davanti ad una situazione così grave, ci raccontavi, Gabriella, sei ancora in collegamento telefonico con noi, anche sulla base di quanto ha pensato di fare tuo marito, che nelle forze dell'ordine, vi siete determinati ad ingranare la quarta e la quinta, insomma, a non subire più, a lasciare fuori ogni tipo di diplomazia e ad affrontare questi coglioni, perdonami il termine, come esatto, vanno affrontati, vero? Esatto, sì, esatto. E adesso, appunto, ti dicevo, è un mesetto che abbiamo la calma assoluta, non mi sembra vero dopo 6 anni di continue sofferenze, ecco, perché soffre Francesca in prima persona, ma ti garantisco che anche per noi non è facile. Senti, Francesca, dicevamo prima, cosa fa, cosa può fare, che strumenti ha una madre quando capisca e abbia davvero le prove che il proprio figlio o la propria figlia sia oggetto di violenza bulla? Da quanto tu mi hai raccontato, e a fronte, a dispetto delle tante campagne mediatiche che ci sono, numeri questo, numeri verdi, numeri azzurri, numeri quant'altro, cioè, a me sembra che le armi siano un po' spuntate, cioè, poi magari sarò ignorante io in materia, ma ho capito che hai dovuto fare tutto quanto tu, hai dovuto contattare tu le madri, i genitori, sì, di questi bulli, hai dovuto mettere tu al corrente il personale scolastico, cioè, questa storia che sta volgendo al bello, sta volgendo al fine sereno, e poi capiremo perché, alla fine, insomma, mi ha fatto anche capire che le armi sono poche, no? A disposizione. Allora, diciamo che non è avvenuto a livello scolastico, quindi al di fuori. Ah. E però io avevo anche avvisato i professori sono stati veramente in gamba, i professori delle medie della Francesca, quindi quando notavano comunque una sofferenza in Francesca, sapendo della problematica che stava vivendo fuori, l'hanno veramente tanto aiutata. Chiaramente, essendo fuori scuola, dovevo io
provvedere a prima i genitori, poi una volta fatta la denuncia ti dico che anche i carabinieri sono stati in gamba, anche loro contattavano continuamente, venivano anche a fare il percorso qua della zona per vedere se questi ragazzi bazzicavano sotto casa. Per quello sì, però il lavoro grande e chiaro spetta a te genitore. È vero, nell'accorgersi sì. subito, nel capire sì. immediatamente come sta andando la situazione e intervenire. E Francesca è lì con te, vero? Sì, sì, Francesca è qui con me. Me la passi? Te la passo. Grazie. Ciao Ugo, io vi ringrazio di cuore, grazie mille. Ciao. Francesca, Gioia, come stai? Ciao, tutto bene? Abbiamo ascoltato, hai una grande madre, abbiamo ascoltato la tua storia, tu sei qui con noi perché poi questa storia di bullismo che hai subito, come purtroppo tantissime centinaia di migliaia di tuoi coetanei e non solo, si è trasformato anche in uno stimolo grande per te, lo stimolo di fare musica, vero? E tu hai scritto una canzone e la canti pure, che noi adesso andiamo ad ascoltare. Come si chiama? Sì, si chiama Io sono come voi, appunto è un brano autobiografico perché appunto, come ha raccontato prima mia mamma, io ho sofferto di bullismo. Ma anche del modo di combatterlo, di fronteggiarlo e di resuscitare. Tu ci stai riuscendo, Francesca. Cosa vuoi dire ai ragazzi? Ne abbiamo tantissimi magari che ci ascoltano in questo momento e abbiamo anche genitori preoccupati perché la nostra è la fascia mattutina dove andiamo in onda mentre i ragazzi si preparano, fanno colazione, allo stesso modo i loro genitori prima di andare a scuola. Cosa vuoi dire? Io voglio dire che all'inizio è normale essere chiusi in se stessi quando si è appunto bullizzati perché diciamo si tende a creare una corazza in noi e non parlarne con nessuno. Invece io consiglio di parlarne in primis con i genitori che ti possono consigliare e dare una mano assolutamente. E magari parlarne anche con gli amici o con gli insegnanti che appunto possono aiutarti possono diciamo aiutarti e consigliarti, ecco. E mentre dico anche di non soffrirci più di tanto perché alla fine i ragazzi, le persone appunto che bullizzano sono loro deboli e non noi. E questa è una cosa davvero importante quella che hai detto. E immagino che la tua esperienza sia servita, stia servendo anche ad altre tue amiche e amici che soffrano e che abbiano subito atteggiamenti di bullismo. Immagino che tu sia diventato un punto di riferimento di ragazzi che hanno questo problema e che dica loro come devono comportarsi, come possono sconfiggerlo. E hai detto comunque una cosa molto importante che mi auguro molti genitori e molti ragazzi abbiano recepito già da adesso, e cioè che bisogna comunicare subito, non bisogna aspettare che le cose volgano verso il peggio. Ai primi sintomi, no, di una persecuzione da parte di bulli o di bulle, bisogna parlarne subito senza chiudersi in se stessi. E questa è una cosa importante. Ma poi tu dai anche altri consigli, immagino, ai ragazzi che ti consultano. Beh, certo, appunto di non prendersela più di tanto, perché davvero le persone che bullizzano sono loro le persone sbagliate, perché loro tendono a diminuirti, cioè magari i pregi che hai loro te li fanno diventare in difetti e pensi di essere tu la persona sbagliata, quando in realtà invece sono loro, e quindi rendersi conto di questo, ecco. Sai che cosa mi ha colpito e mi colpisce sovente delle storie di bullismo? Ne parlavo anche con tua madre prima, Francesca, che i genitori di questi torelli di cartapesta, no? Perché poi alla fine questo sono, nonostante siano informati delle malefatte dei rispettivi figli, poco fanno, ma anche quando fanno sono davvero poco convincenti nei confronti dei loro ragazzi. Questa è una cosa che questa strafottenza è una cosa che mi turba ancora quasi più dell'atto di bullismo in sé. Sì, infatti è vero, quando sono stata bullizzata io comunque magari interveniva mia mamma con i loro genitori. Sì, i genitori ok, li riprendevano, diciamo li mettevano tra virgolette in punizione, però loro continuavano.
non era mai sufficiente la punizione, o comunque non era efficace. Francesca Tenacoia, rimani con noi. Ho raccontato una storia di ordinario bullismo con una madre, una figlia, oggetto di attenzioni bullistiche, che è riuscita a risorgere dopo un periodo davvero molto, molto brutto. Lo ha fatto riponendo tanta speranza, facendo leva sulla musica. Una canzone da questo periodo poi è uscita, Io sono come voi, la canta, la presenta continuamente Francesca Tenacoia, che è la protagonista di questa storia, ma che è diventata anche un punto di riferimento per i ragazzi che soffrono di atteggiamenti e subiscono atteggiamenti di bullismo, tant'è che ha una gran bella pagina Facebook, anche Instagram, e dispensa consigli, racconta la sua esperienza e cerca anche di dire come se ne può uscire, perché dopo momenti bui che sono passati, Francesca ne sta uscendo alla grande, e noi ti facciamo gli auguri più grandi, cara Francesca. Continua in questa tua battaglia, perché da questa tua battaglia, secondo me, genitori e figli che abbiano problemi di bullismo possono sicuramente imparare tanto, possono sicuramente trarre il modo per uscirne e per sconfiggerli, perché tu ci hai insegnato che i bulli si possono sconfiggere, è vero? Sì, certo. Che alla fine quelli che hanno problemi sono loro, che i veri infelici sono loro. Sì, esatto. E io aggiungerei anche i rispettivi genitori, che con fare strafottente non li correggono, perché un genitore deve anche correggere le condotte dei propri figliuoli, specie se minorenni. Francesca Tenacoia, un abbraccio a te. La mamma è ancora con te? Grazie. Sì, sì. Me la ripassi? Va bene, grazie mille. Grazie. Gabriella, noi ci teniamo aggiornati, avete dato una gran bella lezione e noi siamo orgogliosi di Radio CRT che questa lezione su come vincere il bullismo sia stata mandata in onda, sia stata raccontata con semplicità da una madre e da una figlia. Un abbraccio anche al resto della tua famiglia, anche a tuo marito, che ce l'ha messa veramente, veramente tutta, e continuate ad essere riferimento per gli altri, perché voi avete risolto il vostro problema, ma come dicevo ad Atena potete essere utile ad altri, ad altre mamme, ad altri papà per consigli su come superare il bullismo, perché poi alla fine, perdonatemi il termine, sono sempre dei coglioni. A Milano, a Reggio Calabria, a Catanzaro, tutti quelli che fanno i bulli o le bulle sono unite dalla loro coglionaggine. E questa si può combattere, si può sconfiggere. Un abbraccio, Gabriella. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille, grazie a voi, grazie, ciao. Ciao. Sì, da qualche momento vi siete persi una storia di, come dicevo, di ordinario bullismo, finita bene, che ci ha insegnato moltissimo, perché la storia di Francesca e della sua famiglia, come hanno superato il bullismo, come hanno vinto questa piaga che è diventata una piaga sociale, non lo scopriamo oggi, è una storia altamente formativa, ed è anche per questo che sarà oggetto del nostro podcast, perché la ripeteremo, la replicheremo, ed è giusto che una radio impegnata anche nel sociale come Radio CRT faccia questo. E, ragazzi, niente, sono veramente molto contento di aver ascoltato insieme a voi le voci di Francesca, di Gabriella, insomma di una famiglia che si è liberata di un morbo, ripeto, sociale, che però è sempre lì, perché i bulli sono sempre in agguato e vanno fronteggiati con l'aiuto delle istituzioni, ma anche con la sincerità dei nostri ragazzi, che dobbiamo stimolare a dirci subito, a dirci tutto, a dirci prima, perché noi si possa intervenire tempestivamente. Non lasciamo al bullo e alla bulla lo spazio temporale per fare davvero male, ok? Quindi in questo caso la prevenzione, il giocare d'anticipo possono essere davvero armi davvero importanti, indispensabili e decisive per la soluzione del problema. Siamo giunti alla fine, amici miei. Un abbraccio da Ugo Floro, grazie per averci seguito. Ci risentiamo domani.